Prima di tutto la condanna, netta, inequivocabile, ribadita in ogni consesso nazionale e internazionale, formale e informale. La condanna, riprendo le parole del collega Vito, la condanna nei confronti dell'utilizzo delle armi chimiche, come quello avvenuto nei dintorni dei quartieri orientali di Damasco lo scorso 21 agosto. La censura di un atto che si configura senza alcun dubbio come un crimine contro l'umanità. Un crimine che in quanto tale esige una sanzione dura, pronta, adeguata da parte della comunità globale.